In prima categoria la Fornovese ha la quarta sconfitta consecutiva e se senza punti nell'incontro casalingo contro il Viadana e piomba in zona play-out. Nell'ennesima situazione sfortunata subisce in pieno recupero un gol evitabile e discutibile. Per l'allenatore Giorgio Ghillani in tribuna per squalifica un'altra giornata fatta da occasioni e decisioni negative. Ancora una volta mi devo così affidare a una cosa che non mi piace, però quando in tutte le partite, una volta o due, una volta il male, una volta un atterramento, addirittura al 90esimo fanno una carica sul portiere e perdi 1-0, non posso essere soddisfatto. Tra l'altro oggi, essendo squalificato, l'ho visto dalla tribuna, senz'altro ho fatto un'ottima partita, i ragazzi non hanno praticamente successo niente, non hanno mai tirato in porta una squadra che è prima in classifica, quindi con questo lo merito il Viadana, deve essere una squadra quadrata, una squadra che non concede molto e poi ha ottimi attaccanti, però nel contesto di tutta la partita, se proprio doveva vincere una squadra forse era meglio sicuramente, ma era più meritato Mario Fornò, però minimo un pareggio era giusto. Questo c'è molto rammarico, però ho la convinzione che noi giocando in questo modo e avendo questa determinazione riusciremo a saltarci fuori. Alla fine l'unico obiettivo per la Fornovese, per i ragazzi allenati da Ghillani, è la salvezza. Niente, per noi oggi era partita importantissima da cercare di far punti. Abbiamo trovato Viadana, che comunque è un'ottima squadra. Meritavamo qualcosina in più a livello di gioco, comunque anche di risultato. Diciamo che gli episodi hanno un po' condizionato la partita. Potevamo comunque sfruttare gli episodi. Quegli episodi che comunque l'arbitro ha deciso di non fischiare, tipo vedi, magari su tre episodi in area poteva dare un calcio di rigore. Loro sono stati bravi alla fine comunque a crederci e difendersi fino alla fine. Noi l'obiettivo comunque rimane la salvezza, siamo dentro adesso, quindi devo cercare di tirarci sulle maniche per raggiungere questo obiettivo, per la salvezza. Il Viadana ringrazia e approfitta del pareggio della Casalese, fermata allo scadere da una coriacea valtarese, raggiungendo così la vetta della classifica. Questa sia stata una classica partita a pareggio dove l'episodio te la fa vincere e purtroppo per loro gli fa perdere la partita. È la prima volta nell'arco di tutto il campionato che abbiamo un pochettino di fortuna e speriamo che questo sia un episodio che per noi ci giri anche, che ci venga dato quello che secondo me in questo finale. A quest'ora forse avremmo meritato qualcosina in più. Oggi prendiamo i 3 punti di buono che sono oro colato per noi e pensiamo alla prossima partita. Volevo solo dedicare la vittoria al nostro dirigente, il signor Gastone Beini, che è scomparso proprio venerdì ed è un dirigente storico del Viadana, quindi questa vittoria è alla sua memoria. Noi avevamo fuori 3 giocatori, avevamo fuori il capitano Sapetti e un ragazzino che sa, avevamo fuori 3 giocatori, ma è tutto l'anno che è così, quindi noi adesso siamo primi perché la Casalese ha pareggiato, quindi è chiaro che adesso un pensierino però Ce l'ho ce lo fatta, facciamo, chiaramente tenendo i piedi per terra, sapendo che bisogna migliorare perché oggi non abbiamo fatto certo una grande partita. Però insomma, adesso l'obiettivo è quello di ottenere il massimo tutte le domeniche. sì. Il Solignano perde inaspettatamente per 2-0 a Poviglio, mentre il Cervocollecchio con il nuovo allenatore Ferrari batte il Bardi per 2-1 e spera ancora di colmare nelle ultime 7 partite di campionato i 4-5 punti per raggiungere i play-out. In promozione vince il Colombo per 4-0 a Noceto, mentre il Felino si ferma a Fidenza con il San Donnino, risultato 0-0. Continua la serie nera della Medesanese sconfitta in casa dal Fontana per 0-1. In seconda categoria il Valgotra, terz'ultimo, ferma la capolista Vico Fertile sull'1-1, mentre la Varanese, ultima in classifica, perde il primo scontro diretto per la salvezza in casa della Virtus a pochi minuti dal termine. Perde pure il Civizzano per 2-1 contro lo Skanderbeg, mentre la Folgore Fornovo batte per 3-0 un Compiano alla sua quinta sconfitta consecutiva. La Calestanese perde per 2-1 con un San Leo alla quinta vittoria consecutiva e quarto in classifica. Nel prossimo turno derby sul comunale di Ragnola tra Sivizzano e Folgore Fornovo. In terza categoria le Terre Alte di Berceto perdono per 0-2 lo scontro con la capolista Combisalso, ma non le speranze di promozione. La dilagante Bedonese United
terza a 3 punti dalla vetta, stravince contro il team Crociati per 7-2. Negli amatori Wisp continua la serie positiva del Lozzano Calcio, secondo in classifica. Due partite in 3 giorni prima dell'interruzione pasquale e 2 vittorie. Sabato per 3-0 contro il Cus Parma e lunedì sera nella gelida Feregara per 2-1 nel derby con il Gaiano Junior. Segnano i fratelli Monfrini con una doppietta di Fabio al suo 10° centro stagionale, Baratta e Molossi. Una squadra reattiva nonostante le continue interruzioni per il maltempo, obiettivo stagionale di un lunghissimo campionato con ancora 11 partite da giocare è quello di salire nella categoria dilettanti. Siamo in 4 sopra la linea della palla, non si può, non si può. C'è troppo caldo. Vabbè, siamo in 4, ragazzi. Vabbè, torniamo camminando.